Io ci sono già, ma non parlo. Lascio correre il disclaimer. Buongiorno a tutti, ben arrivati. A un paio di minuti, anzi, un paio di secondi ancora. Dai, che ci siamo. Bene, allora, ben arrivati a tutti. Stoppiamo. Via. Come si va? Si sente come in un tunnel. Perché si sente come in un tunnel? Mi date l'ok che si sente bene? Perché si sente Giuseppe? Roberto si sente? No, sembra un microfono diverso. Si sente bene, Roberto? Ti si sente lontano, mi dice Sirio. Sirio, mi sa che è un problema tuo singolare. Giuseppe, mi si sente bene? Umberto, mi si sente? Sì, mi si sente bene, tutto ok, quindi è un problema tuo, Sirio? Tocca le cuffiette, fai qualcosa. Oddio, adesso logicamente che non parlo con nessuno, un attimo mi mangio un dattero. Un dattero che hanno, sono pieni di energia. Mi sono messo una scatola di datteri ieri qua, quasi quasi me la mangio tutta. Allora, che buono. Cosa succede? Cosa facciamo oggi? Questo l'ho già presa. Blocchiamo il telefono. Cosa succede oggi? Cosa dobbiamo fare? Abbiamo fatto tutto ieri sera o no? Allora, no, è giusto, Miki, è giusto. Allora, perfetto. Allora, ben arrivati. Ieri sera, piccolo un attimino, piccola informazione su ieri sera. A chi mi ha scritto ieri sera subito dopo il webinar, ragazzi, io dalle 5 e mezza che mi alzo, 6 del mattino, ieri sera quando ho staccato, ho tirato la spina, ho scaricato questa mattina la registrazione, ma ieri sera veramente ho staccato, cioè insomma, è inutile che mi scrivete subito dopo il webinar. Sì, certo che c'è l'euforia e tutto il resto, però poi insomma, un po'. Bello perché abbiamo visto cosa succede in reale, cosa succede in reale. Però andiamo a vedere un attimino una cosa che è molto interessante oggi per l'euro sterlina. L'euro sterlina sta facendo una fase ribassista molto strana. Mi sto godendo lo short, io sono occupato dall'altro ieri di operazioni dell'euro dollaro, sterlina dollaro in short, vi posso anche far vedere, te non è quello il problema. Insomma, il bello forse che mi ripaga è questo, cioè che paga quello che faccio io, perché sono una persona che fa vedere tutto, cioè non è quello il problema che devo far vedere soltanto. Infatti, se andiamo a vedere storico operazioni, oggi niente, andiamo a vedere questa settimana, proprio per farvi vedere che questa settimana, logicamente sono bloccato da 2 giorni con queste operazioni, questa è questa settimana. Ancora non ho fatto altro, si è fermata al giorno 9. No, il giorno 10, ieri ho fatto un'operazione, guardate, l'unica operazione di ieri è questa, ha chiuso in perdita. Capite? Se no mi sono fermato ieri, era mercoledì, lunedì, martedì, mercoledì una in perdita, oggi non ho ancora fatto niente. Insomma, sono occupato con tutte le posizioni da un lotto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lotti. 11 lotti di cui queste 4 da qui in poi 1, 2, 3, 4 sono sterlina dollaro e queste 7 logicamente sono tutti euro dollaro. Vedete, queste 3 sono in positivo e queste 4 sono in negativo. Sono lontane, la più lontana è 20 pips, però se fa 10 pips io sono in positivo, chiudo tutto e anche questa, vedete, questa è in positivo di 23 pips, questa se basta che mi guadagni ancora una decina, una quindicina di pips, questa chiudo tutto. Cioè, l'importante è chiudermi queste cose che sono andate a male. Se non sono andate, se non sono operazioni da tenere per fare altri 2.000-3.000 euro, no, assolutamente no. Sono operazioni da chiudere bene o male con poca perdita o con poco guadagno o a pari addirittura. Cioè, non mi interessa proprio riuscire a chiudere. Io poi ho un indicatore, forse ve lo posso anche far vedere, no, non lo posso far vedere.
un indicatore, il break even, praticamente un indicatore del visual che mi dice che l'euro-dollaro, per esempio, vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, potrei anche farvelo vedere, un attimino solo che sistemo, blocco questo, vi faccio vedere anche questo. Dai, oggi facciamo così, blocco lo schermo. Vediamo se riesco a farvelo vedere così. Sì. Allora, poi a breve ci sarà il pannello di controllo del visual che sta lavorando, dove ci sta lavorando Alessandro. Che sarà un pannello completo dove ti dice tutto il tuo diario di bordo e tutto il resto, insomma, un pannello completo, no? Allora, qui vedete che c'è il break even. Cosa vuol dire? Adesso lo mettiamo dietro le operazioni. Vedete qui? A 1,21,13 con l'euro-dollaro io vado a pari. Quella percentuale poi te lo dico io, Silvio, che cos'è. Questa invece vedete che 1000 euro della sterlina dollaro a 1,37. Possiamo vedere, allora, l'euro dollaro, se mi vai a 1,21,12 sono a pari, 1,21,12. Adesso l'ho spostato troppo, un attimino solo che devo sempre stare attento. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere anche. Veramente non me lo fa spostare, vediamo se me lo fa spostare. Ecco. Allora. Ok, a 1,21,13, 1,21,13, 1,21,12, 1,21,13, qui. Praticamente tra 9 pips io da qui in poi incomincio a guadagnare. Quindi sul breakout del minimo di questa notte io incomincio a guadagnare con l'euro-dollaro. Ok? Per la sterlina dollaro. Sterlina dollaro, ah, qui non ho le coppie perché praticamente questo è il mio conto che uso per fare solo trading, quindi non ho le coppie, vabbè, uguale. Per la sterlina dollaro 1,37,95 incomincio ad andare a pari anche con questa. Quindi ho un orientamento basato su questo indicatore qui. Che cos'è questa cosa qui? È il mio prototipo. Allora, che cos'è? Numero di lotti trading tradati, intanto sposto questa qui sopra, mi sposto anche questa di qua. Allora, il numero di lotti tradati è che se io posso inserire in questa scritta che hai visto qui, Sirio, che è un prototipo, è una cosa che sta costruendo Alessandro, logicamente a pezzi, quindi è un pezzettino del pannello. Questo qui mi dirà, se io voglio rischiare il 2% in base al mio capitale, posso mettere un lotto e 33. Ok? Quindi se. Poi adesso l'ho settato così standard al 2% perché è la solita cavolata che ci dicono di non rischiare più il 2%, però cercavi da anni una cosa del genere? Abbi un attimino di pazienza che entro fine febbraio capiamo se Alessandro è full time, teoricamente se farà soltanto praticamente indicatori, expert e tutto il resto, no? Non esiste da nessuna parte per il MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Questa è la versione MetaTrader 4, ma c'è anche la versione MetaTrader 5. Piano piano, stiamo lavorando a tutto. Comunque, se poi me lo ricordi, ti posso passare questo, Sirio. Sì, ma va bene, però questa è una cosa. Ma è molto semplice comunque, non è che sia chissà cosa. È semplice come indicazione, un po' complicato da fare, ha detto Alessandro, perché deve prendere diversi dati, ma alla fine va bene. Allora, quindi oggi che cosa succede? La sterlina dollaro è da vendere? Allora, sì, è molto utile se sei ferreo. Io non sono ferreo, quindi non lo uso, l'ho messo lì per vederlo e basta. Allora, cosa succede? La sterlina dollaro oggi tende a scendere. Allora, prima cosa vi volevo far vedere che mentre l'euro dollaro oggi sta facendo questo tentativo di discesa, adesso si è fermato un attimino qui, si è fermato con questa cosa, si è tornato al pivot, sono 6 pips, però nella discesa che ha fatto H1, questa qui, ok, di 12 pips, chissà che, l'euro AUD, quindi euro dollaro scendeva, mentre euro AUD
da non sottovalutare, perché logicamente non mi interessa come strumento da tradare, ma ok, allora questa è la discesa dell'euro di questa notte, 60, mettiamolo esattamente questa notte, comincia da qui, sì, ok, la discesa di questa notte, mentre l'euro dollaro questa notte ha fatto la salita. Okay, adesso qui c'è l'indicatore, quindi vi sembra di meno, però tutto così, perché qui c'è la salita. Quindi l'euro OD è una correlazione al contrario dell'euro dollaro. Questo non ci interessa per fare trading, ma mi interessa per inserire come ultima COP, come prossima COP nell'euro dollaro, nell'euro dollaro, nel robot inseriremo questa cosa. Infatti vedete questa ultima candela qui, rialzista, ok? Adesso sparita, l'ultima candela di seta dell'euro AUD, andiamo a vedere, tanti grafici, quindi ci spostiamo dall'altro lato della meta, l'ultima salita dell'euro AUD, questa è praticamente l'ultima discesa dell'euro dollaro. Ok? Quindi non è preciso, cioè esiste, non è la precisione del 100% di correlazione, ma questo che ci interessa, anzi meglio ancora che non sia preciso, perché sennò avremo uno strumento inutile. Quindi questa differenza tra una coppia e l'altra sicuramente ci porterà a fare una correlazione. Allora, mentre io pensavo che di chiudermi prima l'euro dollaro, mi sa che a questo punto, piano piano, mi sa che mi chiudo prima la sterlina dollaro. Voglio mettermi flat, voglio fare oggi. Ah no, oggi è giovedì. Allora, io ti ho mandato ieri una foto, Sirio, che era già ben sfoltito la scrivania, non è che era già abbastanza spoglia di fogli. Avevo cominciato la mattina e avevo fogli sparsi dappertutto. Praticamente fai conto che per fare questi lavori qua, per dirtela così scherzosa proprio, questa volta non l'ho fatto, ma l'altra volta avevo, come si chiama? L'asse da stiro praticamente dietro di me, dietro la sedia della scrivania, con i pacchetti di fogli, con tutto quello che c'era da fare, cioè, perché devo dividere in categorie, quindi mi serviva uno spazio in più. Questa volta non l'ho fatto perché dall'altra parte ho la scrivania praticamente mezza vuota e ho usato quella. Quindi immaginati quante carte, cartacce che io devo fare. Prima cosa, sono carte di trading, sono report e tutto il resto, ma sono assolutamente conti bancari e tante altre cose che purtroppo ogni mese devo fare. Se li lascio 1 o 2 mesi, erano 2 o 3 mesi che lo facevo, devo pulire, anche perché con il nuovo progetto che tu sai che sta praticamente la settimana prossima dovremmo concludere, poi parte una nuova attività che non c'entra niente con il trading, ma mi porterà via tanto tempo, e quindi logicamente ho preparato fondi bancari, ho preparato altre cose, insomma. Ok, quindi quello che mi sa che richiuderò prima adesso è la sterlina dollaro che sta picchiando giù. La sterlina dollaro, però, torniamo un attimino a parlare anche di trading, perché Paolo, sì, va bene, è un amicone e ci fa il webinar tutte le mattine, però non sempre parla di trading, anzi, indirettamente parlo di trading, perché anche se io vi dico che faccio un'attività fuori dal trading, è un derivato dal trading. Comunque non è una cosa interessante, perché è una cosa sono affari miei, logicamente. Però potrebbe essere anche questa una motivazione di dire ok, questo è un punto dove voglio arrivare anche io. Allora, sterlina dollaro che sembra un po' strana, perché vi dico la verità, normalmente su H4 è partito un ciclo 1, però, ciao Umberto, ti vedo adesso, ciao Vladi, ti vedo adesso, non ho visto la lista prima, magari siete qui dall'inizio. Umberto, ti è piaciuto, Umbertino, ti è piaciuto presentazione ieri molto veloce, cioè un'oretta e 5 minuti, 10 minuti, ma hai capito la potenza di questo robot, di questo sistema qui, di questo sistema nuovo? A parte che ha la potenza di fare, ma c'è anche tutto il tempo di poterlo fare, cioè non è che sia una cosa che parte oggi e domani si brucia un conto, no, parte oggi e al limite uno dice ok, non mi piace, dopo 2 o 3 settimane dice sì, ok, sono in perdita, chiudo, ma praticamente non vorrei dire che è impossibile, perché tutto, cioè non voglio neanche mettermi parole in bocca a me o nelle orecchie vostre, che magari non è questo, però assolutamente non, cioè, è un dato di fatto, l'abbiamo visto.
Allora, euro AUD correlato al contrario con euro AUD. Euro USD è correlato al contrario con euro AUD. Allora, è correlato negativamente, vuol dire questo. Comunque va bene dire al contrario, comunque è negativo. Vuol dire negativo, vuol dire che si muove nella parte contraria. Attenzione, non è una correlazione uno su uno, può variare. Adesso, io per farti una stima ti direi che è 75-80%, 75%, anzi non andrei neanche lo, dal 70-75% di correlazione inversa, ok? Quindi è negativa. Questo è quello che posso dire, Giuseppe. Ma a te cosa interessa questa cosa, Giuseppe? Sto scherzando. Non ti interessa, per fare trading non interessa. Non usate le correlazioni, ragazzi. Le correlazioni vi fanno uscire di testa. Chiedetelo, chiedetelo a Sirio, che le correlazioni fanno uscire di testa, vero Sirio? Perché ti fanno, ti influenzano, ti mettono in una condizione di voler fare un trade e poi di farlo anche da un'altra parte, poi vai a vedere dall'altra parte cosa succede, perché magari il tuo trade non sta andando bene, ti riassicuri che il trade è stato fatto bene e invece no, dall'altra parte cambia direzione, alla fine sei tutto in pappa perché non riesce più a capire da che parte devi andare a parare. Quindi attenzione alle correlazioni. Correlazioni che sto io valutando, le sto valutando per inserire nel robot. Oggi giorno 11, il giorno 15, cos'è, lunedì o martedì? Lunedì inseriremo l'euro AUD probabilmente. C'ho ancora qui il CAD yen, però mi sa che il candidato è euro AUD, anche perché non lo vorrei fare perché nel robot possiamo anche caricare, vedete, ci sono tante cose. Aspetta, blocco il monitor, non mi vengono fuori i nomi perché ieri poi ho aperto tutto. Allora, ragazzi, siamo bene, cioè, insomma, stiamo facendo veramente delle cose bene. Cioè, io penso che, dicevo l'altro giorno ad Alessandro, non mi parte il server, logicamente. Dicevo l'altro giorno ad Alessandro che praticamente siamo cresciuti, nel senso che intendevo dire che sia io che lui siamo cresciuti, ma non di età, siamo cresciuti siamo maturati con il trading, sono passati tanti anni e quindi abbiamo anche un'ottica diversa, non abbiamo più magari forse l'euforia, la voglia di fare sì, ma non c'è più quella grinta che avevamo all'inizio, o meglio. No, quell'energia che ci spingeva a fare anche cavolato, oggi siamo più tranquilli, abbiamo un'ottica diversa, non ci interessa di guadagnare 1000 euro al giorno. Se il robot mi fa 50 euro al giorno, e già sono tanti, se il robot mi fa 15 euro al giorno, e già vanno bene. Cioè non mi interessa più guadagnare chissà cosa, mi interessa che la cosa sia stabile. E quindi adesso abbiamo 3 coppie, 6 coppie, integreremo l'euro AUD, anche se sarei contrario a quello che ho detto all'inizio, perché euro dollaro, euro sterlina, euro yen, anzi facciamo così, no, le lascio così, però queste coppie qui sono già tre coppie di euro, con tre coppie euro come nominatore, cioè nominatore è che la parte principale di compra e di vendita è sempre l'euro, ok? Quindi adesso inserendo l'euro AUD avrei un'altra coppia che è nominatore euro, però visto che è inversa facciamo questo esperimento, ok? La portiamo avanti. Bene? Quindi euro AUD entrerà. Oggi, per esempio, questo conto qui, che è il conto che abbiamo visto ieri sera, mi sa che oggi non ha fatto niente. Bene? Ancora non ha fatto niente. È occupato con 121 euro. Operazioni del dollaro australiano ne ha 4, vedete, tutto in perdita. Euro AUD ne ha 2, euro yen ne ha 2, euro dollaro ne ha 4, nessuna operazione in positivo, euro sterlino ne ha 4, una che è quasi quasi in positivo, e poi c'è il dollaro yen con 2, quindi praticamente ha euro AUD 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi tutte e 6 le coppie sono occupate in una direzione, chi long, chi short, e non sta prendendo profitti, questa magari prenderà profitto tra un pochettino. Quelle rimane si cambieranno, quindi il margine è alto, oggi ma ha accumulato per poi guadagnare. Quindi alla fine non è neanche male, oggi ha accumulato, è un accumulatore, o ieri ha accumulato, adesso ieri non so quanto ha fatto. Però andiamo a vedere per esempio questa settimana, e poi torniamo nel nostro trading. Questa settimana, vedete, già questa settimana è già 71 euro. Ma, cioè, insomma,
non è una cosa che dico, ok, io ho un robot che mi fa 70 euro alla settimana, non è granché, però te l'ha fatti senza rischio, senza niente. E poi continuo a dire che lo stiamo portando piano piano, cioè le site sono veramente basi, basi. Quindi se io vado a vedere però tutto il mese, quindi questa è la settimana, l'ultima settimana, l'ultimo mese di febbraio, che sono 11 giorni, ha già fatto 211 euro. Quindi già incomincia a essere interessante, perché se io arrivo a fine mese di febbraio e qui ho un 400, un 500 euro, sono 500 euro al mese. Allora già continua a essere, comincia a essere, e vi ripeto, io potrei metterlo a 002, 002 iniziale e questo sarebbe un 424, 22, quindi il doppio, cioè 400 euro. Quindi ancora stiamo andando piano piano, va bene? Ok, allora torniamo a noi. L'aerostellina sta chiudendo il ciclo 1, sta chiudendo il ciclo 1 su H4, quindi attenzione ai segnali ribassisti, quello che vogliamo fare, però ci sistemiamo un bel FIBO e al limite vedete che potrebbe anche andare a chiudere verso il 50%, cioè comunque chiudere in una zona non oltre il 50%, andare a toccare la 40, la 64, arrivare già qui, ma mi basta, ok? Però per chiudere il ciclo cosa deve fare? Domanda che faccio sempre, ormai dovreste capire, dai. Cosa deve fare? Cosa deve fare? Dai, bravo Roberto, vedi, ci sei arrivato. Tu Roberto sei bravo e sei un po' restio. Sei restio perché, a proposito, vedi che mi stavo dimenticando, devo rispondere ai ragazzi che mi hanno contattato per via degli indicatori, non ce l'ho più detto. Allora, sei restio perché hai la tua linea, bene, bene. Allora, già non questa non la leggo per discriminazione, però me la tengo per me, Roberto. Ok, perché ne ho tanti da quella zona lì. E adesso mi hai svelato una cosa. Vabbè, comunque, assolutamente non c'entra niente. Allora, io sei restio nel senso che non vuoi fare il robot, almeno non hai ancora deciso, ma io ti dirò che piano piano, prima o poi ti convinco. Ma non è per convincerti, per portarti al visual, per farti fare il robot e tutto il resto. È perché io so, come dato di fatto, che chi usa il robot ha un po' la differenza dal te discrezionale al robot, ti dice, ok, io ho il mio robot che lavora con 1000 euro, 10.000, quello che vuole, no? Poi no, ti blocco subito. Se tu stai costruendo il capitale con il trade discrezionale, allora non hai bisogno del robot. Okay? Se sei un trader discrezionale come lo faccio io, non avresti neanche bisogno del robot. Okay? Però quando ti becchi una bella botta e il tuo capitale comincia a scendere, ti renderai conto che se avessi avuto il robot, avresti avuto una spalla coperta. Allora, il robot ti aiuta nei momenti in cui tu dovresti decidere di non fare trading, da trading discrezionale vai a parare lo stesso un'operazione perché non riesce a tenere fermo quel ditino che clicca sul mouse. Quindi sei obbligato, è come se la vocetta interna dice: no, intanto fai trading, cosa vuoi rimanere flat? Stai perdendo solo tempo. Sono ancora le 4 di pomeriggio. Dai, è chiuso tutto, apri un'altra, dai, poi la chiudi subito e tu apri un'altra operazione. Invece, con il robot, come dato di fatto, come l'hanno confermato tanti, quando tu nel tuo trade discrezionale hai fatto il tuo bei 2-3 trade della giornata e sono le 3-4 di pomeriggio e magari devi andare fuori a tagliare l'erba o che ne so io, a fare dei lavori perché tua moglie ti sta dicendo che devi andare qua, andare di là, allora a un certo punto dici, sì, sai cosa, oggi non faccio più trade discrezionale, tanto ho il robot che mi lavora e quindi automaticamente la tua impazienza di trader, la tua fretta di trader, ti si appaga un attimino perché sai, intanto c'è un robot che mi lavora e quindi automaticamente sei un po' più composto nella la postura del trader e comincia a prendere forma. Quello che io ormai tanti anni che lo faccio, quindi se faccio delle operazioni e fino a una certa ora ho guadagnato tot, vabbè, se poi se alle 11 ho già fatto i miei guadagni, poi magari il pomeriggio mi capita un'occasione, la faccio, come l'altro giorno ho fatto l'euro dollaro il nuovo massimo, che poi avrei pagato di più, però lo stesso, portando a casa altri 500 euro in 10 minuti, quello si fa, però
normalmente sono contento quando ho fatto il mio training, poi vado fuori, non so, do l'acqua ai fiori, che ne so, faccio altre cose, vado in giro in moto, ho un motorino, moto, vado a farmi le mie commissioni, cioè insomma vivo quello che normalmente dovrebbe fare un trader che ha guadagnato bene nella mattina. E il resto lascio correre sui miei conti con i robot, lascio correre, no? Ok? Va bene, allora torniamo a noi. La sterlina dollaro, che con questa candela H4 non è che sta dicendo guarda che adesso scendo e ti chiudo tutto, potrebbe anche risalire tutto un colpo, però sta dando un segnale sotto. La domanda era, che mi hai risposto tu Roberto, mi avete risposto in tanti, che cosa deve fare un ciclone per chiudere? Automaticamente cosa deve fare un ciclo per chiudere? Deve andare a toccare, sfiorare o trapassare la media mobile, in questo caso è una media mobile a 16 periodi, ok? Perché la stella d'oro è più ampia. Questa chiusura qui praticamente potrebbe arrivare a toccare il primo livello del 25%, quindi questo livello qui, quindi ancora 26 pips. Nell'H1 vedete siamo anche sotto il pivot non l'ha neanche sentito perché io l'ho guardata prima quando era sul pivot, qui ha proprio fatto un tocco, vedete ha fatto così e poi tac, è ritornato giù. Adesso sta tornando su perché logicamente le prese di profitto di brevissimo termine stanno facendo il suo questo movimento. Fatemi vedere qualcosa. Oh God, oh Dio, Dio. Allora, quindi nell'H1 però, siccome sta chiudendo il ciclo, cosa dicevo? Sta chiudendo il ciclo. Cosa succede? Per cui parte questo nell'altro monitor, non capisco più niente. Chi ti ha cliccato? Boh. Vabbè. Allora, nel ciclo 1, nell'H1, che è partito qui il minimo, vedete questa zona qui, 1,35 e 65. 1,35 e 65 più o meno, 1,35 e 65 è questa qui. Okay, più o meno, quindi qui mi parte il ciclo 1 su H4, okay? C'è ancora tanto tempo per chiudere e quindi nell'H1 sta chiudendo e vedete se notate, soltanto così ad occhio perché i cicli sulla sterlina sono un po' così così, che non sono precisi come l'euro-dollaro, anzi questo potrebbe essere il ciclo 1, questo potrebbe essere anche il ciclo 1, questo è il ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo. Vedete che qui c'è qualcosa di interessante perché già in questa zona qui si affretta la chiusura della distribuzione H1 portando forse ipotesi portando la sterlina dollaro a fare un ciclo 3 che è diventato ribassista. Cosa vuol dire quando un ciclo 3 diventa ribassista? Ciclo 3 questo. Quando un ciclo 3 diventa ribassista che praticamente deve continuare a farmi nuovi minimi a quello che sta facendo, quindi non è finita. Quindi questa è una cosa che mi aiuta tantissimo, perché allora, il ciclo 1 potrebbe essere questo. Non esiste l'H4S, però più o meno i tempi sono quelli, ha fatto una M ciclica, parte il ciclo 2 da un ciclo 1 forte, mi deve fare un nuovo massimo, mi fa un nuovo massimo, continua, continua, continua. Potrei anche farlo finire qui, ok? Quindi avrei una frattalità di 47, una frattalità di 44 e in questo caso potrei farlo finire anche qui, che va bene lo stesso. Quindi sono due le ipotesi. Per frattalità lo faccio finire qui e il ciclo 3 sta diventando ribassista qui. Questa è molto bella come idea. Un attimo che rispondo anche ad Andrea, che ogni volta non viene in webinar, però mi scrive durante il webinar. Ciao Andrea. Poi leggo. E rispondo ora sono in webinar. Ok, lascio sempre Skype acceso, tanto non disturba. Cioè, sapete che ormai i webinar sono una cosa, è un appuntamento. Io non lo chiamo più webinar a livello didattico. Avete capito che il gruppetto siamo noi. Ieri era un gruppo molto, molto grande, che si è unito veramente tante 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 persone, mi ha fatto anche piacere, persone anche che non conosco logicamente, che mi leggono su YouTube, mi leggono da qualche altra parte, però nel nostro gruppo intimo che siamo più o meno sempre sulla quarantina, cinquantina di persone alla mattina, siamo sempre gli stessi, qualcuno fa capolino ogni tanto, qualcuno va, qualcuno viene, logicamente magari qualcuno entra
qualcuno di nuovo poi magari non fa per lui, o il webinar lo fa per lui, oppure non ha capitale, oppure si è bruciato il conto, quindi tanti abbandonano subito, che non è neanche male, perché se uno abbandona subito il trading, non è male, perché abbandonando il trading subito magari ti risparmi tante delusioni, ok? Se invece sei una persona che riesce a gestirsi e dici ok, io voglio imparare questa lingua, ok? Ci dai dentro, impari questa lingua, impari a fare trading, impari a perdere, impari a guadagnare, quindi automaticamente impari tante altre cose. Se invece non sei portato e preferisci guadagnare i soldi con un lavoro tradizionale, perché il trading dice no, questa roba qua è veramente una cosa per banchieri, poi non c'entra niente, è una cosa per gente diversa, non gente come me. Preferisco starmene fuori, ha perso i suoi 200-300 euro, buonanotte, è stata un'avventura, ok? Quindi anche gente che va e gente che viene c'è sempre, poi c'è quello che rimane perché diventa una passione e continua a finanziare questa dipendenza con i suoi 500-6.000 euro al mese, ogni tanto guadagna qualcosina, poi alla fine perde tutto e ogni mese fa il suo deposito, ok? Questo è praticamente il buon cliente per un broker che vede che questo cliente qui si continua a bruciare il conto e lo mette in virtuale e si mette i soldi in tasca. Queste sono le regole del gioco praticamente. Io tante volte ho sfiorato l'idea, e anzi quasi quasi avevo anche fatto tutte le carte per farmi il mio broker principale, cioè il mio broker, il mio proprio, con una sottomarca di un altro blocco, cioè un white label perché si chiamano questi, però non è una roba per me. Vedete, anche io posso, anche, ognuno di noi deve fare una selezione. Okay? Io ad Alessandro abbiamo detto: no, sai, poi c'è troppa rottura di scatole, non facciamo. Cioè, io sono abbastanza contento del mio trading, quindi non ho bisogno di andarmi a fare altre cose, magari farmi un broker, poi devi avere anche quello che risponde al telefono. No, basta, abbiamo tolto dalla testa questa idea, non l'abbiamo più fatto, è meglio così. Quindi questo è comunque quello che intendo io dire quando uno che comincia a fare trading purtroppo si finanzia la propria dipendenza. Ci sta, carissimo, se non faccio il nome, con un capitale piccolo ci sta. Perché alla fine è come se hai il motorino con poca. Io a me succede a volte, magari alla sera d'estate, prendo la moto, la moto no, perché magari lì ci sto un attimino attento, ma prendo il motorino e parto a farmi un giro, così con magari anche qui in paese, non mi metto, che ne so, metto magari il pantalone lungo, ma non mi metto la tuta da motociclista, quindi parto. E non mi porto neanche il portamonete, non mi porto niente, perché intanto faccio un giro al paese, chi se ne frega, no? E a un certo punto vedo che il motorino, faccio 10-15 km, vedo che il motorino è in riserva, che praticamente dico, cavolo, ma ci arriverò a casa? Però alla fine sei lì e dici, sì, uguale, alla fine al limite o lo spingo oppure lo leggo al palo e domani me lo vado a prendere, capito? Quindi è già successo che poi lo lascio dal benzinaio e vado a casa, prendo a piedi, vado a prendere la macchina, prendo i soldi, vado, poi faccio benzina, poi riporto a casa la macchina e torno indietro. Cioè, insomma, cose che si possono fare. Questo può succedere quando hai poca benzina nel motorino. Quindi nel tuo caso, nel tuo caso, carissimo, io non faccio il tuo nome, può succedere che finisci la benzina, ma non è che poi rimani, che non puoi più, capito? Quindi va benissimo quello che stai facendo tu, infatti è quello che ti ho consigliato anch'io l'altro giorno, mi siamo sentiti, magari faccio un deposito, lo porto più. No, 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 non devi fare deposito, devi soltanto riuscire a portare avanti quella tua strategia piano piano, piano piano. Sai quanto più cresci di stima di te stesso, se fai questo, alla fine è così. Allora, torniamo un attimo. Ok, l'importante è saper guidare e poi si rifarà il pieno, mi dicono. Perfetto, benissimo. Allora, in questo caso, anche per quello ti ho spinto su un binario che secondo me sarà un buon binario, carissimo, perché appena incominci a ingranare con quello che sai, vedrai che poi una gamba qua, una gamba là, incominci a portare a casa i tuoi denari, ok? E
penso anche con il webinar di ieri sera ci sarà tanto d'aiuto, perché vedrai qualcosa arriverà subito. Ok? Va bene, perfetto. Allora, andiamo avanti. Ho letto prima che mi hai scritto già, Edoardo. Mi scrivi in privato, poi ti spiego. Per diventare però gestore visual non è che sia io che decida, eh? Ci vuole anche un po' di tempo, perché devi sapere come funziona il robot e tutto il resto. Va bene? Tu mi scrivi in privato, non c'è problema. Allora, in questa zona qui, che probabilmente o è questa la partenza del 3, io preferisco questa, vi dico la verità. Quindi la partenza del 3, che è questa, diventerebbe ribassista da qui la stellina d'oro e chi si ferma più. Quindi, come chiusura del ciclo 3 e ciclo 4, potrei immaginare che il ciclo 3 magari sta diventando ribassista, mi fa così, e poi il ciclo 4 magari mi fa così. Cioè, non è che deve andare assolutamente a tornare sotto questo minimo, anche perché su H4, da qui a qui, immaginiamoci che il 50% è in questa zona. Quindi, avendo il 50% in questa zona, non arriverò oltre il 50%, forse mi fermo ancora prima. Quindi, probabilmente il ciclo 3. Appena capisco che il ciclo 3 sta per finire, tanto mi chiudo, mi metto flat e poi non faccio il ciclo 4, aspetto un pullback di questa zona e short. Quindi magari lunedì continuerà lo short, oppure domani, che ne so. Quindi vedete che bisogna avere una pazienza per fare le cose. Dov'è il mio conto qua? Vedete, adesso piano piano si avvicina alla soglia. Vedete, 1200, io questa settimana qui ho fatto 1178, volendo potrei anche chiudere la settimana a pari per il momento. Poi domani, venerdì, in un giorno faccio a volte anche 500, anche 1000, anche 2000 euro, potrei farmi la giornata domani. Però intanto mi tolgo questo grattacapo. Guardate, sono praticamente adesso a 1178, eccolo qui, così sarei già a pari. Ok? Però vedendo la dinamica, potrei anche cercare di portarmi, guardando anche il mio break even, guardo anche le somme che sono adesso attuali a 1,37,95, 1,37,95, quindi qui, da qui incomincio a guadagnare con la stellina d'oro, sono 18 pips. Quindi magari potrei anche cominciare a chiudermi delle operazioni sul pivot e gestirmi le altre piano piano. Ok? Quindi questo è quello che... Sì, ma guarda, io sono abituato, cioè questi che vedi qui, io sono stato anche già fuori con 40, anche con 50 lotti, dipende dal capitale, questo conto qui non potrebbe reggere più di 8, 7, 8 lotti, non dovrebbe reggere, che l'ho spinto un po' troppo, ma non le terrei nemmeno tutte queste operazioni se non avessi questo in positivo e queste tre in positivo. Quindi avendo questo in positivo, automaticamente so che non posso andare sotto, cioè potrei cominciare a chiudermi queste e alzo il margine. Ok? Adesso lasciamo correre, vediamo. Essendo posizioni talmente pesanti, se mi fanno scambettata, ci mette poco andare in positivo. Queste posizioni erano, no, un po' di meno, erano già andate in positivo l'altro giorno, che sono andato a portare un pacco in posta. E dalla macchina ho visto, ah, guarda, sono andato in positivo, sono entrato, ho dato il pacco da spedire, esco fuori, erano tornati di nuovo in negativo perché aveva fatto di nuovo la salita. Quindi a volte, ed era anche le 4 di pomeriggio, poi avevo altre cose da fare, è stata una stupidaggine mia non chiuderle, ok? Però ci sta, io sono una persona umana come voi, quindi alla fine ci sta che anch'io ogni tanto la faccio la cavolata. Però non vi posso neanche dire, non ve lo voglio neanche dire, cosa io ho già guadagnato in automatico con 7 conti questo mese. Io faccio ogni mese, tiro le somme, ok? Dai conti automatici. Dai conti discrezionali, in primo momento sto facendo soltanto questo giochettino qui, ogni lunedì oppure ogni venerdì, in questo caso ho fatto venerdì, ho fatto dei ritiri e io li farò domani, farò altri ritiri, perché dovete ritirare tutte le settimane. Io lo continuo a dire tutte le settimane, perché la carta di credito, quella che io uso per andare in vacanza, la carta di credito, quella che io uso per andare a fare la spesa, la carta di credito, quella che io uso per andarmi a comprare il televisore, la carta di credito che io uso per andarmi a comprare i dischi o lo stereo o quello che devo fare, o la carta di credito quando esco a cena, quelle carte di credito lì non è che devono, si riempiono da sole, si devono riempire. Ok? Quindi dovete cercare sempre di portare a casa tutte le settimane, tutte le settimane, tutte le settimane. Ok? Quindi allora un giorno, quando si decide, quando apriranno tutto, che voglio andarmi a fare una bella vacanza,
tac, mi faccio il mio pagamento con la carta di credito, sono a posto. Ma se non ho fatto il ritiro e continuo a fare trading, il conto magari sale pure, oppure anche mi viene un trade sbagliato, mi parte tutto al contrario, mi brucio magari anche il conto, o perdo tutto il capitale, intanto quella carta di credito non si è mai riempita. Quindi è meglio sempre portare a casa qualcosina, ve lo dico sempre. Continuate, continuo a dirvelo perché è una cosa importantissima. Ok? Tanti mi dicono: no, ma io voglio far crescere il conto. Va bene, ok? Però se hai guadagnato 1000 euro o 800 euro, ne tiri 300, lasci 500, o ne ritiri 500, ne lasci 300. Cresce lo stesso il conto. Oppure tutte le settimane 200 euro. Non è che cambia qualcosa. Non cambierà mai niente. Vi ho raccontato quella storia diverse volte del mio amico tedesco, un amico mio tedesco, a cui non so neanche se fa ancora trading, che aveva fatto un ritiro da un conto bello pesante, aveva ritirato 20.000 euro tanti anni fa. Siccome gli mancava questa somma, adesso mi viene il dubbio che era 20.000, ma pare 20.000, gli mancava questa somma dal suo capitale ritirato dai guadagni, aveva visto che gli mancava questa somma. Quindi ha cercato di recuperare questi 20.000 euro per tornare di nuovo al capitale integro che aveva prima del ritiro. Quindi non erano 20.000 euro persi, erano 20.000 euro ritirati. E cercando di recuperare tutti quei soldi che praticamente mancavano dal conto, ma non erano stati persi, non erano dei guadagni, ha bruciato il conto, ha perso tutto il capitale che aveva dentro nel conto. E gli rimanevano solo i 20.000 che ha dovuto rimettere per fare trading di nuovo. Quindi vedete quanto la mente ti gioca degli scherzi? Io quando faccio un ritiro, anche tutte le settimane, magari ne faccio un ritiro di 1000 euro, ma non è che lo guardo, già, ma devo riportare il conto a 18.000 perché mi mancano questi 1000 euro. No, è come se non avessi fatto trading. Se ne ho guadagnati 5.000 in una settimana e ne ritiro 2.000, ho guadagnato 3.000. Cioè, dovete imparare anche da questo discorso che vi ho detto io adesso, a questo piccolo. Questa cosa che vi sto dicendo adesso, imparate, cioè mettete nei panni di uno che si fa un ritiro e poi perde tutto perché voleva recuperare il suo ritiro. È stupidaggine. Cioè, io penso che un webinar sia fatto anche per questo. Poi i webinar sono fatti oggi anche per le analisi e ogni tanto facciamo solo analisi, facciamo solo live trading, però è dall'inizio della settimana che stiamo seguendo questa operatività qui. Finalmente l'accumulazione del trade rialzisti sta pagando. Sta andando bene, ok? Tornerà sotto la media 64 e quindi in questo caso, tornando sotto la media 64, cosa succede? Incomincia a chiudere la distribuzione H1. Vi faccio vedere un'altra cosettina che io guardo sempre e secondo me nessuno di voi ha seguito bene le indicazioni di questo caso. C'è ancora qualcosa da bere? Sì. Sono diventato un appuntamento fisso per tanti che mi ascoltano la sera dopo che ritornano dal lavoro e mi fa piacere questo, perché alla fine non è solo il trading, il trade, la strategia, è tutto l'insieme. Guardate, io come posso decidere ancora di fare uno short? Perché questa zona qui è diventata ribassista? Siamo sotto la media 60 periodi, questo è lo spartiacque. Allora, mi faccio un giochettino ed è molto bellino, bellino, bellino. Allora, noi abbiamo visto che tradiamo anche il tempo, adesso andiamo a vedere. Che poi non è che stia fisso fisso a tradarmi solo quello. Andiamo a vedere dove l'ho messo perché poi i tempi, 5 minuti passano e non si ricorda più da dove parte. Allora, questa cosa qui la cancelliamo. Vediamo se era solo quella, era solo quella. Benissimo. Guardate, giochetto, giochettino. Vi metto una separazione ciclica da dove il prezzo inverte, da dove il prezzo va sotto, quindi più o meno questa zona qui, più o meno questa zona qui. Ok, quindi ho questa situazione qui, sono 64. Quant'è la media mobile su H1? 64, non c'entra niente, però mi piaceva dirvelo. In questo caso potrebbe metterci talmente tanto tempo a tornare sopra la media a 60 periodi. Ok, spostiamolo un attimino vedendo questo punto qui. Questo punto qui. Quindi non dite che non si fa didattica, non si fa niente. Questo punto qui, da dove praticamente incrocia il prezzo, incrocia la media, sale o scende, l'incrocio praticamente, io lo sposto indietro. Ok? Andiamo a vedere più o meno, vedete che poco prima è stato l'incrocio, è stato qui e poi torna giù. Ok? Andiamo a vedere un altro incrocio. Torno indietro,
posto questo, andiamo a vedere, l'incrocio è stato qui c'è stato veramente una cosa di lateralità, vedete che combaciano più o meno, quindi questo è anche una regola di tempo. Tradare così è anche una regola di tempo. Ok? Quindi in questo caso adesso io lo tolgo, non mi interessa, però cercate di capire che se qui è incrociato a ribasso e a rialzo ha stato 65 candele per tornare sotto, non è che da qui in 14 candele andrà a toccarmi subito la media sopra. Quindi ci sarà ancora una fase di lateralità. Siccome ci siamo spostati da questa zona qui, potrebbe fare la lateralità poi la continuazione del trend. Una cosa che io ho visto e vi ho fatto vedere ieri, se ve lo ricordate, era la rotellina, che non c'entra niente con la stellina d'oro, in questo caso è logicamente correlazione, però vi voglio far vedere una cosa. Vi ricordate che io ho disegnato ieri questa zona qui di lateralità? Okay? L'ho disegnata così più o meno. Anzi, l'avevo disegnata più alta, avevo preso più in alto, avevo preso questo, un attimino che ve la rimetto come era ieri. Avevo preso questa zona qui, cioè, questa zona qui di lateralità. Qui, esattamente questa. Ve la ricordate? Ho preso da questi minimi qui, spostiamo un po', da questa zona qui, i massimi, i minimi, i massimi, e qui aveva fatto il breakout. Guardate dove ha rotto il breakout. Ha rotto per tornare sempre in questa zona e poi fare l'espansione rialzista. Quindi questa zona qui, di lateralità, era la compressione di una ripartenza di una campana gaussiana, metodo ciclico, compressione. Perché oggi compressione, guardate, non ve ne insegno altre. Prendiamo queste due zone. Se io adesso voglio vedere che una campana gaussiana mi parte così. No, c'ho anche la penna nera di ieri sera, guardate che bello. La campana gaussiana mi parte così. La forma della campana gaussiana è questa. Modello UFO, giusto? Compressione, deviazione standard, compressione. Quando fuoriesce sono errori, perché la curva degli errori prevede questo. Nel libro non mi viene il nome, non mi viene il nome, nel libro di Giancarlo Defendi, Gianluca Defendi, ok? Mi pare si chiama Gianluca Defendi. Nell'ultimo libro, chissà perché, lui va a parlare della deviazione standard, di queste cose. Vi lo consiglio, un bel libro, io li ho tutti di Defender, perché li Defendi nel suo primo libro, vi parlo di 15-16 anni fa, mi ha mandato, che allora seguivo diversi tre, mi ha mandato i primi pezzi di un capitolo come promozione per poi vendere il libro. Io me lo sono letto perché era il periodo dove io assorbivo tutto quello che mi passavano. E avevo trovato delle cose che non c'entravano, cioè che non poteva essere così, no? Allora ho scritto a lui una mail, non è un vanto, una mail, perché gli ho detto scusa, io sono nuovo, ero praticamente quasi nuovo, cioè non era nuovissimo, però ho detto ma non riesco a capire il nesso di questa cosa, non vorrei dire, ma non mi sembra giusto quello che stai scrivendo. E lui mi ha risposto alla mail calorosamente, mi ha ringraziato perché praticamente un paio di giorni dopo il libro andava in stampa e c'erano delle cose che non c'entravano niente, che erano invertite. Aveva sbagliato il nesso del discorso, quindi mi ha ringraziato su questa cosa qui. Quindi da lì ho capito, ah, allora vuol dire che se ho capito io, vuol dire che c'è un motivo, che sono nella giusta regola. Poi nell'ultimo libro che esce l'anno scorso, parla di questa cosa qui, della compressione, della deviazione standard dei mercati. Okay? Quindi non so, potrebbe essere qualcosa di interessante anche voi. Quindi quando parliamo di compressione, che è questa, o di compressione, che è questa, dopo una compressione riparte una nuova campana.
Giusto? Allora, le campane gaussiane non sono singolari o divise, cioè la campana gaussiana potrebbe essere questa, puoi fare la zona di compressione, poi ripartire, puoi fare la zona di compressione e poi ripartire, poi invece fare così senza zona di compressione e partire, cioè non è sempre. Quindi una zona di compressione potrebbe unire una partenza, cioè la compressione unisce anche la partenza, non è che siano così regolari. O così regolari, oppure un'altra maniera di descriverle, la faccio qui sotto, che faccia così proprio il movimento di campana gaussiana, compressione, compressione, e di nuovo campana gaussiana, compressione, no, scusate, compressione, cioè non ci sono due compressioni, una compressione può unire la chiusura e la partenza di un'altra, ok? Quindi una zona di transito da una compressione all'altra. Quindi a questo punto la rotellina, vedete che una campana gaussiana dall'indicatore giallo, cioè non pensate che il metodo Fassa sia nato così, cioè c'è assolutamente tutta una cosa logica sotto. Quindi questa compressione qui mi parte dalla campana gaussiana, notate l'indicatore che parte dalla campana gaussiana. Però se notate queste cose qui, sono fuori dalla campana, sono fuori dalla campana, questi sono gli errori. La curva degli errori di Gauss, chiamata esattamente curva degli errori, proprio perché prevede questa cosa. Okay? Quindi il metodo Fascia è fantastico, perché questa cosa qui che adesso esce qui non è più la curva degli errori, questa la curva si è già chiusa, sta partendo da una nuova distribuzione. Questo errore qui lo possiamo tradare, il long si poteva tradare. Adesso, logicamente, ha fatto una candela lunga, da metodo Fascia non lo farei, però. Capendo che stiamo per partire con una nuova campana gaussiana, cosa succede? Non lo faccio adesso perché è un po' tirato, però se mi scende un attimino e poi mi riparte, io lo faccio sul breakout della congestione dove il prezzo si sta consolidando. Ok? Quindi ci sono tante cose da vedere nel mercato. Ok? Va bene? Siamo tantissimi. Alla fine sei arrivato anche tu, Edoardo. Mi fa piacere. C'eri ieri sera? Buono Jerry, poi la registrazione io ce l'ho, chiedetela anche a Michaela perché così mi liberate un po' di lavoro. Ok? Jerry ieri sera, perfetto, ti è piaciuto? Ho fatto vedere il tuo conto? Ho fatto vedere il tuo conto? No, ho fatto vedere il conto di tanti, adesso non so se il tuo l'ho fatto vedere, però non avevo chiesto la conferma a nessuno perché intanto non si vedevano né nomi né niente e va bene anche così, no? Però sta andando bene anche il tuo. Conticino sta andando veramente bene. Sì, la realizzazione la puoi chiedere a me, caro, poi te la passo. Non, ma tu non c'eri ieri sera? Sì, certo, ma questo era già per scontato che te la passavo comunque per te. Ma certo, no, questo era l'intento. Io pensavo che era già una cosa che avevamo già parlato di questa cosa. Ok? Anche perché. Assolutamente sarà anche una piccola rampa di lancio. No, no, te la passo io, non c'è problema. A te la passo io direttamente. Ok? Perfetto. Allora, torniamo a noi. Euro sterlina, vedete, potrebbe fare una fase ribassista, mentre la sterlina dollaro adesso sta cercando di salire. Dopo una bella discesa fatta, siamo in situazione ribassista, qui il metodo Fascia ha dato un segnale short. Allora, questo segnale short è da fare o no? Caro Giuseppino, caro Roberto, Umberto, questo metodo qui magari potrebbe essere anche per te, che se lo segui la regola così com'è, il metodo Fascia è un metodo che potrebbe fare anche uno che non capisce niente di trading, perché assolutamente ti devi attenere a quello che succede. Però devi avere un attimino. Allora, beh, la gialla è sui massimi, la gialla è sui massimi assolutamente. Quindi abbiamo già una bella indicazione. Poi il segnale long è avvenuto qui. La candela qui, che non è una candela lunga alla fine, perché sono 28 pips, ok, queste sono più corte, però siamo sotto il pivot. Siamo andati qui sotto. Io vi dico un'altra cosa. Siamo sopra la media 60, però esattamente, c'è ragione, Edoardo, siamo sopra la media 60, però se tu vedi che qui incomincia a rompere, prima cosa andresti sotto la 60? È da tentare di fare questo short perché la campana gaussiana già sta chiudendo, la gialla incomincia a piegare. Poi
calcolando tutto che sull'H1 stiamo chiudendo la distribuzione, ok? È salito tanto, deve scendere un po'. Però Perugia. Allora, in teoria il tempo non è ancora sorto, il minimo è stato rotto. Se la suddivisione del tempo è corretta, io attenderei. Allora sto aspettando per entrare sorto ed aumentare le posizioni sorte che io sto portando dietro. Va bene, Roberto, non c'è problema. Allora, però sulla sterlina dollaro ha toccato il minimo precedente. Sì, va bene, allora andiamo a vedere. Allora, nella sterlina dollaro, ieri, sistema dinamico, sistema dinamico. Quindi in questa zona qui il segnale era long di ieri, primo target di pivot, secondo target alla linea blu del sistema dinamico. Oggi il segnale era long qui, non è arrivato al target del primo pivot, tornato tutto sotto il segnale diventa short. Da qui praticamente siamo già short, probabilmente se anche la linea rossa va short sotto il canale del dinamico, il primo target è il pivot, secondo target la linea blu. Quindi oggi potremmo aspettarci ancora un 36 pips. La giornata di ieri, abbastanza striminzita, aveva fatto un range operativo di 64 pips. La giornata di oggi ha fatto un range finora di 45 pips. Allora, se dovesse fare un range rialzista, dovrebbe tornare sopra di esattamente, rifare la scalinata di 33 pips per farmi altri 30 pips rialzista. Quindi dovrebbe farmi una salita di 60 pips minimo. Ok? Quindi questa è un po' l'idea che ho io per la sterlina dollaro, che probabilmente non andrà più su, ma cercherà la fase ribassista. Quindi oggi per me è ribassista. L'euro dollaro bastardino, che sta ripartendo a rialzo, però sto partendo sull'euro dollaro, ma non la sterlina dollaro, quindi anche da capire un'altra cosa. Ha dato un segnale long di metodo dinamico qui, primo target era il pivot, secondo target sarebbe stato questo pivot. Bene. È arrivato in questa zona qui con questa candela 5 minuti, ha fatto la sua fase ribassista e è tornato qui. Adesso è su una zona di pullback. Quindi in questa zona di pullback ho fatto lo short. Ok? La stellina è ben fatta, fa anche 7 figure. Che cosa vuol dire 7 figure? La stellina, come ben sai, fa anche 7 figure. A 700 pips, vabbè, 7 figure in questo caso, io immaginavo figure, formazioni. 700 pips in un giorno, no, però, eh. Beh, da novembre del 2019, scusa, è una cosa normalissima. Da novembre 2019 può fare 7 figure, può farne anche 8 figure, può fare anche una bella figura. Cioè, insomma, novembre del 2019 non so neanche dov'è, non mi interessa, non è una cosa che mi interessa. Io ho fatto uno short adesso di euro-dollaro. Questo short, vediamo se riesco a chiuderlo prima degli altri, perché sennò accumulo troppo, no? Però è meglio vendere nei massimi, quindi sto vendendo proprio in questa zona qui, l'euro-dollaro. Ok? Qui vediamo capire se mi va a finire bene. Ok, quindi questo anche per il sistema del dinamico. Torniamo un attimino sui cicli dell'euro-dollaro e poi vi lascio, dai. Va bene? Allora, la stellina dollaro sta cercando di salire, ma non ci credo perché ciclicamente dovrebbe incominciare a chiudere il ciclo 3, che il ciclo 3 ha già abbandonato la parte alta e si è avvicinato alla parte bassa, quindi è già diventato un ciclo debole. Essendo un ciclo debole, dovrebbe incominciare da fase ribassista. L'euro-dollaro H1, ciclo 1. Ciclo 2, ciclo 3. Da qui, spostiamo un attimino tutto, da qui, io l'ho fatta prima del webinar l'analisi, perché mi dai questa. Allora, da qui dovrebbe diventare ribassista e qui siamo anche sotto la media 48. Quindi in questa zona qui, ciclo 1, ciclo 2. Allora, questo qui è una cosa un po' strana, perché se fosse questo il ciclo 1 e ciclo 2, sarebbero due cicli troppo lunghi, quindi li devo suddividere in tre. Questo non c'entra più, lo togliamo. Quindi li devo suddividere in tre e sono andato a beccarmi il ciclo 1 col ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo. Ciclo 2 lo potrei anche far finire qui e questo è il ciclo 3, quindi siamo già nella terza gamba. Però qui avrei troppi segnali, quindi ho dovuto, se questo è il ciclo 2 che parte 1, 2, 3, 4, qui sarebbe già in partenza il ciclo 4, quindi ho dovuto spostarmi e ho fatto partire qui il ciclo 3. Quindi siamo nel ciclo 4 adesso, scusa, il ciclo 3 è fatto partire qui,
siamo nel ciclo 4. Ciclo 4 di una distribuzione rialzista potrebbe chiudersi anche ribassista, però, siccome il ciclo 4 è appena partito qui, abbiamo fatto 9 candele, di media, di statistica, vediamo sono 29, sono 30 e qui sono 20, 36, quindi abbiamo ancora dopo le 9 candele più o meno altre 20 candele, 25 candele di chiusura. Quindi se adesso incomincia a dare qui sotto, in questa zona qui, tutto il tempo di chiusura del ciclo 4. Ciclo 4 che potrebbe chiudere anche in questa cosa qui, guardando il Fibo, non dico che arriverà sul 50%, però potrebbe arrivare in una zona abbastanza bassa, quindi sono 70-80 pips. Per la giornata di oggi questi 80 pips li potrebbe anche fare. Ci sta? Quindi un sell off, non vorrei proprio dire, ma un ritracciamento dopo la salita. Ritracciamento che serve anche al sistema dell'algo, cioè del robot di ieri. Bene, io ragazzi, io vi lascio, vi auguro un buon proseguimento di questo giovedì. Tenete gli occhi aperti, non fate quello che faccio io, non fate tanto trading come lo faccio io, perché io ne faccio veramente tanto, eh. Io sono in questo caso, quando mi prende sul discrezionale, vado pesanti di lotti, l'avete visto, no? Quindi dovete stare un attimo proprio attenti perché non è tutto replicabile. Se avete fatto l'euro-dollaro, guardate che l'euro-dollaro non ha ancora fatto segnali, quindi attenzione, anche questa è una cosa. Non ha fatto segnali, però siamo sulla campana gaussiana alta, quindi probabilmente, avendo già la lunetta della campana gaussiana gialla quasi finita, questo qui è il max caos. Se questo è il max caos, qui sopra non ci devi andare. Sono delle regole queste. Sono delle regole, queste sono regole che si devono mantenere. Io aumentando di un'operazione ancora l'euro-dollaro, ho praticamente alzato ancora di più il mio livello di break-even, perché con un'operazione in più che mi guadagna, ho aumentato, non devo più aspettare questi 10, 12, 15 pips, ma magari sono diventati 8, 9 pips per andare a cominciare a guadagnare sotto il break-even, ok? Sotto il livello di guadagno. Ok? Quindi io vi lascio con l'euro-dollaro, con l'ultima operazione fatta, praticamente sui massimi assoluti, l'ho fatta da qui, è in guadagno di mezzi di 8,08 di un pips, quindi praticamente l'ho fatta qui, sto guadagnando adesso un pips intero. Quindi se incomincio a scendere fino a qui già sono bene, già incomincio a mettermi lo stop a pari perché non voglio aumentare le operazioni. Ok? Quindi grazie a tutti della partecipazione. Spero che vi abbia fatto piacere anche stare con me questa mattina. Ci si sente domani per la riunione del venerdì, che così chiudiamo la settimana. Grazie a tutti. Ciao ciao ciao. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao.